Dunque, signori del pubblico, ebbene sì, in questo video assisteremo a una guerra tra pagliacci, ovvero il pagliaccio numero uno, Fabiano Cota, che critica il pagliaccio numero due, ovvero il Lambre Nedetto. Vediamo chi dei due pagliacci vincerà questa guerra. Caro Lambrenedetto, sopillatore, disfattista a tradimento, diffusore di notizie false. Ecco, e il Cota è esattamente la stessa cosa. Si è autodescritto il Cota nei primi 8 secondi. Sentiamo un po' di nuovo la descrizione del Fabiano Cotachino data dal Fabiano Cotaletta. Caro Lambrenedetto, sopillatore, disfattista a tradimento, diffusore di notizie false. Allora, in questo video vi parlo di antipatriottismo italiano, vi parlo di negatività italiana. Oh, ragazzi, il pagliaccio numero uno, il Fabiano Cota, sta descrivendo se stesso proprio pari pari. E vi do anche qualche proposta, qualche nuova idea per fare qualcosa in Italia, qualche spunto. Allora, il nostro caro Lambrenedetto non solo è sbarcato di nuovo in Germania e ci delizia con i suoi video molto positivi, ma è anche sbarcato su TikTok. Sì, no, ma ripeto, in questo caso, se si parla di Germania, nella maggior parte dei casi il Lambrenedamus non si chiama Lambrenedetto, ma chi glielo ha detto al Fabiano Cotachino che si chiama Lambrenedetto? Si chiama Lambrenedamus. Nella maggior parte dei casi, riguardo alla Germania, il Lambrenedamus ha ragione, più del Fabiano Cotachino, che altro non fa che sparlare della Germania, cioè sti due sono agli antipodi, sono agli opposti, ma come si sa, gli opposti si attraggono. TikTok, sul quale TikTok era venuto a fare la mia conoscenza, non gli sta bene quello che dico, non gli sta bene i milioni di visual che faccio. Ardaglie costi milioni di visuals, views che fa, ma non sono importanti i numeri. Ah, raga, madonna mia. Due pagliacci proprio. Però almeno il Lambrenedamus ha più stile del pagliaccio Fabiano Cota. Questo qui è fissato con i numeri, ragazzi. Lui pensa che facendo più numeri, dunque è più intelligente di tutti gli altri. Ma no, non è così, Cota. Cotachino, ma dove hai imparato come si vive veramente la vita? Dove? E mi risponde di nuovo dalla Germania, senza ovviamente nominarmi. Vabbè, fa parte del gioco, non c'è problema. Beh, no, dai, giustamente, bisogna nominarlo perché tanto che male c'è. Come faccio io, tra l'altro? Non è che non ho vergogna a nominare il Cotachino, il Lambrenedamus, che male c'è? Fa parte del gioco. Allorché tu ti esponi su queste piattaforme social media, chiamatele come volete, allorché ti esponi su queste piattaforme pubbliche, ti devi anche beccare delle critiche. Con che notizie ci delizia? Con che notizie ci delizia il nostro Lambrenedetto da TikTok? Marocco, meglio dell'Italia. Frutta meravigliosa. Guarda. Sì, che invece il Cotachino con cosa ci delizia da YouTube? Fuga dei tedeschi dalla Germania e tutta un'altra serie di video contro la Germania. Ma va là, questo qui è proprio, ragazzi, guerra tra pagliacci, veramente. Due pagliacci di quelli. Date il costo. Amo il Marocco, frutta a 1,50 euro, che in Italia costerebbe 9 euro. Mamma mia, allora io non so da dove cominciare. Allora. Esatto, mamma mia, io non so dove cominciare anche quando guardo i video del Fabiano Cotachino. Ragazzi, ricordatevi, anche questo qua fa una disinformazione di quelle. Lui ce l'ha con la Germania, il Fabiano Cotachino, mentre il Lambrenedamus ce l'ha con l'Italia. Però sono due opposti che si attraggono. Questi due a fare coppia ce li vedrei come pochi. Prima cosa, veramente.
un'informazione del genere tu saresti da prendere, perché poi in Marocco ci vai, però l'Ambenedetto vi dà l'informazione sul posto. Tu in Marocco ci vai, però tra l'altro potevi anche dire due parole sul fatto che se tu avessi fatto uno o due o tre video parlando male del re, uno o due video parlando male del Marocco, tu in Italia non saresti neanche tornato, perché avresti passato la notte in una cella con le cucaracce. Ma non dire minchiate. E il Marocco mica è la Corea del Nord. Cioè, vabbè, anche il Cota. Vedete, disinformazione. Voglio dire. Scarafaggi volanti. Questo non lo dici, potevi anche fare un accenno. Comunque, per me saresti proprio da prendere e da mettere, da portare lì a Rabat 2 anni in esilio. Stessa cosa vale per il Fabiano Cota. Sarebbe da prendere e portare 2 anni da qualche parte in esilio, fuori dalla Germania, per le castronerie che dice sulla Germania. Non voglio andare sul personale, rimaniamo su. Ma vabbè, già c'è andato. Oh, bello, bello questo fermo immagine. Direi capolavoro. Vedete, ragazzi, grazie a questi video reaction posso estrapolare espressioni facciali del genere, stupende, che dite ragazzi? Che pagliaccio anche questo qua. L'argomento. Si attacca la tesi, non si attacca il relatore. Vorrei che ci fosse un video veramente costruttivo. Allora, dopo tutte queste cose del Marocco, Il Fabiano Cota ci viene a parlare di video costruttivi. Ai ai ai, due pagliacci ragazzi. Stiamo assistendo ad un pagliaccio che fa un video reaction ad un altro pagliaccio. Marocco meglio dell'Italia. Per carità, ha ragione su queste cose che il Lambrenedamus, come ben sappiamo, ama fare disfattismo, ama fare propaganda, ma d'altronde è quello che fa anche il Cotachino. Ripeto, il Cotachino sulla Germania. Mentre il Lambrenedamus sull'Italia. Queste cose del Marocco, l'Ambenedetto torna in Germania. Gli dà fastidio la rubrica che ho fatto su YouTube, Tedeschi in fuga, e l'Ambenedetto fa 2 video dalla Germania. È certo, è una rubrica inutile. Perché, ripeto, i tedeschi che fuggono dalla Germania, come anche giustamente detto il Lambrenedamus, cioè sono due gatti che fuggono dalla Germania. Non vale la pena parlare di una cosa che non ha peso, non ha peso. Che peso ha due tedeschi messi in croce che lasciano la Germania non per motivi economici, la lasciano o perché magari sono in pensione e vogliono trasferirsi, cacchio ne so, alle Canarie dove c'è un clima migliore. Che senso ha? È una rubrica totalmente inutile. Almeno quella dell'Ambrenedamus degli italiani in fuga, anche nella sua inutilità, perché è fatta molto, cioè così, senza mostrare dati molto così alla Carlona, però ha più senso perché effettivamente gli italiani che emigrano all'estero sono molti di più dei tedeschi che lasciano la Germania e lo fanno, noi italiani lo facciamo. Appunto, come disse Lambrenedamus nel mio ultimo video reaction, lo fanno per motivi economici. Emigriamo all'estero per motivi economici. I tedeschi no. Dunque, la rubrica del Cotachino dei tedeschi in fuga dalla Germania non ha assolutamente senso. Video lo chiama Italiani in fuga. Ecco i paesi dove andare. Ve li illustra il vostro Lambenedetto. Sì, vabbè, ma la rubrica degli italiani in fuga già l'aveva fatta prima del nostro amico pagliaccio Cotachino, ok? Dunque, che cavolo dice il Cotachino? Eh no, ragazzi, per questa guerra tra pagliacci sicuramente vince il Lambrenedamus, che anche è un pagliaccio, ragazzi, ricordiamoci, guerra tra pagliacci. Cosa dire? Boh, il video lo termino qui. Cioè,
Sono quanto cazzo dura questo video del Cotachino? Troppo, dura troppo e già mi ha rotto le balle con il suo stile brutto, che non mi fa ridere. Ciao ragazzi.